la regione 12 milioni per gli allevatori calabresi, con l'obiettivo di favorire la diffusione di pratiche allevatoriali sempre più sostenibili e aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate. Anche in questo bando abbiamo avuto delle aziende che sono ammesse non finanziate e io vorrò anche in questo bando regolarmi come mi regolerò sul bando sul biologico e sul bando sull'integrato, quindi cercare di sostenere tutte le aziende del settore con un taglio lineare di pochi centesimi, ma soprattutto sostenerle per tutto un quinquennio. Voglio ricordare che quando io fui nominato assessore all'agricoltura in questa regione c'era un bando sul benessere animale che premiava soltanto 450 aziende con una spesa di 4 milioni e mezzo. Nella programmazione 23-27, dopo un bando 21-22 che ha premiato 950 aziende, siamo passati addirittura a 1400 aziende, il che significa che noi vogliamo sostenere fortemente il settore zootecnico e con un impegno di 12 milioni finora, ma sarà un impegno credo di 13 milioni all'anno nel quinquennio, che ci porterà ad avere 65 milioni. Siamo già regione esemplare secondo l'Europa per il benessere animale. Nello specifico, attraverso le iniziative programmate, la regione Calabria punta alla graduale eliminazione dell'impiego di ogni forma di allevamento in gabbia, con un sostegno per ogni capo di bestiame adulto a favore degli allevatori che abbiano assunto l'impegno di adottare una serie di pratiche migliorative delle condizioni di allevamento per almeno 5 anni.